insieme lavorando sui temi dello studio Tagliaferri di Penne, applicando alcuni modelli e cercando su ciascun modello di sviluppare, no, le possibili attività dello studio. Che impressione avete avuto di questi due giorni? Che tipo, così come, che tipo di esperienza, no, avete fatto, in modo da così condividerla con chi eventualmente ci ascolta o ci vede? Sì, allora intanto sono stati due giorni intensi, perché effettivamente abbiamo fatto solo pausa di un'ora, no? Quindi sono stati due giorni interessanti. Che l'ho visto però molto motivati, lui da Isernia, partendo alle 6:30 della mattina, cioè alzandoci alle 5:30. Alle 5:30, alle 8:30 qui a Roma, no? Romani, esatto. Prima dei Romani, esatto. Quindi e quindi c'era una motivazione vera, buona. Perché chiaramente insomma il nostro scopo era quello di rivalutare un po' la situazione di uno studio che comunque già aveva un'esperienza di oltre 25 anni. In questo momento è in sofferenza per alcuni motivi e quindi analizzare un po' i problemi del nostro studio per capire dove effettivamente avevamo delle carenze, delle pecche o sono stati commessi degli errori. Se doveste così descrivere l'approccio che è stato seguito, no? Da parte mia, da parte di Carmela, da parte di Simone, Massimo e Roberto, come lo descrivereste? Che approccio è stato seguito? Cioè, sì. come descrivereste questo tipo di attività? Cosa avete fatto in sostanza? Allora, l'approccio è stato secondo me un po' innovativo, perché in genere nelle nostre... io ho avuto qualche altra esperienza di corsi, ma erano corsi essenzialmente sulla motivazione, sulla relazione con il paziente, quindi corsi di comunicazione, no? Invece qui l'ottica è stata diversa, è stata un po' più medica, nel senso che si è partito dal sintomo per arrivare a una diagnosi e poi arrivare a una terapia. Ed non si è incentrato solo sulla comunicazione, anzi la comunicazione è stata vista marginalmente, abbiamo visto invece cose un po' più tecniche di valutazione anche del nostro studio, come viene collocato, in che ambito sociale è stato collocato, quindi diciamo una collocazione un po' più a 360 gradi.